Grazie ad un finanziamento di 100.000 euro di fondi del PNRR è stato realizzato il nuovo reparto di diabetologia territoriale presso l'ex ospedale Santissima Annunziata a Chieti. Il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, ha sottolineato l'importanza della telemedicina. Ma oltre alla ristrutturazione, chiaramente questo è l'inizio di una riforma. Perché noi oggi, con una prevalenza del 5-6% del diabete sulla popolazione, abbiamo troppi pazienti che sono seguiti in ospedale e pochi dal territorio. Noi vorremmo invertire, diciamo, la presa in carico, perché i pazienti non complessi chiaramente possono essere gestiti dal medico di medicina generale insieme alla diabetologia territoriale qui adesso al Santissima Annunziata a Chieti Alta, mentre i pazienti più complessi chiaramente vanno presi in carico anche con i colleghi anche universitari del Policlinico di Chieti. Ecco, la telemedicina potrà contribuire a deospedalizzare molti pazienti. Lei ha citato cifre importanti. Sì, noi abbiamo in previsione di avere almeno 4.500 pazienti diabetici in telemedicina, diviso tra telemonitoraggio, nel senso specialmente a carico di una centrale di telemedicina con infermieri che, diciamo, guardano chiaramente la glicemia e altri valori, e chiaramente anche la telemedicina in teleconsulto, dove gli esperti, non solo diabetologi ma anche cardiologi, chirurghi vascolari, perché il piede diabetico è un tema, possono anche intervenire qui nella struttura territoriale in teleconsulto sul singolo paziente senza doversi recare qua. La dottoressa Anita Minnucci, responsabile del reparto di diabetologia, ha aggiunto infine: oggi è una giornata speciale per la diabetologia territoriale, aspettavamo questo trasferimento da tanti anni e diciamo che la direzione strategica e il nostro direttore dell'area distrettuale 1 ci ha dato molta fiducia, siamo molto contenti. Diciamo che io sono convinta che la forma è importante oltre che il contenuto c'è da tanto tempo e oggi ci hanno dato una splendida forma, nuovi locali in cui i nostri pazienti sicuramente si troveranno più a loro agio, abbiamo parcheggi migliori e quindi nuova vita, un nuovo percorso,